chiamo Norris Ismail Adam. Mi scusate perché io sono poco tempo in Italia e parlo un po' male italiano, comunque fatemi capire un po'. Io parlo Masalit, è arabo, è inglese e italiano un po'. Io dalla Darfur, del Sudan, ovest Darfur. Volete sapere quello che è successo in Darfur? È quello molto brutto adesso, fino adesso. Perché sono in Italia? Il Sudan, forse un paese, secondo paese più grande in Africa, milioni di metri quadrati, 35 milioni di abitanti. Noi abbiamo petrolio, gas, uranio, acqua buona, due nili. Abbiamo tutto. Però il governo è un uomo stupido. Mi scusate. Quando il nostro governo è democratico, non bisogna una sudanese venire a immigrare in Europa. Non mi piace immigrare, io sono. Mi piace stare vicino a mia madre, vicino a mio padre, vicino a miei fratelli, vicino a mia sorella. È iniziata la guerra in Darfur 2003. Perché il governo sudanese e vuole uccidere il suo popolo, popolare del Sudan. Darfur è una regione del Sudan. Ma questa cosa è una brutta cosa. Perché un governo fa guerra al suo popolo? Per questo noi abbiamo fatto una riunione per manifestazioni, è normale. La polizia mi ha calciato in galera 2 mesi. 2 mesi, un giorno, un bicchiere d'acqua, solo un panino, per un giorno. Non c'è più. Devi stare al sole. 45 gradi in sole, in Africa, lo sapete. La mia storia è molto brutta, non posso contrarre queste tutte, però io posso spiegare un po' di perché sono qui in Italia. I sudanesi adesso, dalla 2003 fino adesso in guerra di Darfur, hanno morti 500.000 persone morti, 2,5 milioni rifugiati. E perché non vuole fare un pace? Perché c'è un movimento che si chiama Sudan Liberation Movement, quello che vuole salvare quella gente che è rifugiata dalla Darfur, e vogliono prendere una roba sua che ha preso il governo. Io, arrivato in Italia, quasi 2 anni, perché non ho imparato italiano, mi scusate, e ancora non... Ancora qui anche in Italia ho trovato un po' di difficoltà a imparare anche italiano o studiare, perché in Africa, sì, io sono stato studente di scuola superiore, abbiamo una riunione, mi hanno calciato in galera e dopo mi sono salvato, i miei amici hanno attaccato la galera e dopo ho fuggito la notte. E dopo è andato in mia città. Mattina alle 5 hanno attaccato soldati di governo della mia città. Hanno ucciso tutti gli abitanti che dentro la città, bambini, donne, tutti quanti. E quella fuggita è andata fuori Sudan, in Chad, in Congo, in Centrafrica, Kenya, Ghana. E uno di noi, uno tre di noi, quello che hanno possibilità per andare fuori, siamo arrivati in Libia. Dopo la Libia, siamo arrivati in Libia senza documenti, perché siamo fuggiti. Non abbiamo documenti, anche la vestiti poco, è solo un vestito. Soldi abbiamo preso, sul tasca basta, e dentro non c'è. E Libia deve mandare indietro ancora, perché Libia è d'accordo con il mio governo, è il governo di Sudan, perché senza documenti non ti lascia stare lì. Perché in Libia non c'è permesso di soggiorno per emigrare. Quindi io ho pensato di scappare dalla Libia per venire in Italia, in Europa, per la sicurezza in Italia. E anche abbiamo trovato molta difficoltà per venire
in Italia perché è un barco piccolo. Siamo stati dentro 65 persone, senza acqua, senza mangiare. Tre giorni, abbiamo fatto 3 giorni. Dopo siamo arrivati a Cortonia, adesso sono qui. Ma quello che c'è in Sudan, Sudan è sempre guerra, perché voi tutti forse sapete quello che c'è in South Sudan. 21 anni hanno guerra, finita 2003 hanno fatto pace. E dopo è iniziato qui in Darfur. Storia di Sudan, perché loro fanno sempre guerra ai popoli del Sudan? Perché loro pensano, paesi africani come Sudan vogliono fare un paese arabo. Non vogliono vivere africani che stanno dentro lì. Noi siamo africani, dove dobbiamo andare? Il Sudan non è Africa, non è un paese arabo. Vogliono aggiungere anche la gente che vive nel Sudan? Vogliono prendere solo terra? Questa è una cosa resiste, non è vero. Non hanno potenza anche per fare questo. Però c'è anche ragazzi sudanesi che possono giungere anche lui. Per quello, grazie a Dio, sono arrivato qui in Italia, ho fatto un'associazione, si chiama Masalit in Italia. Io sono una presidente dell'associazione Masalit in Italia. Solo 25 anni. Mi scusate, non c'è tempo io di parlare, continuare qui ancora. C'è il nostro amici, vogliono parlare. E grazie perché prima volta io ho seduto con i miei fratelli africani qui in Italia e qui in diversi paesi per parlare così. Grazie a Dio, anche grazie a voi. Buonasera a tutti, mi chiamo William, vengo dal Kenya. Per me è stato un piacere stare con africani qua. Per me, io vengo da Lecce, Sud Italia. Per noi Sud Italia ci sono tutti senegalesi. Dove passi, Niagadef, tutti chiamano Niagadef. Un saluto. I Sud ti chiamano pure un nome brutto, non so se il nostro amico può dire quel nome. Va bene, quella non è importanza. Per me è stato un piacere stare qua, perché mi hanno invitato un amico mio che ci siamo incontrati in Kenya, che si chiama Martino. Quando siamo stati in World Church Forum, sono stato là con l'Associazione delle Lecce, assessori tutti, ho fatto come accompagnatore. Sono stato qua 6 anni che sto a Lecce, mi piace Lecce, diciamo, perché 6 anni che sto là è come casa mia. Però gente non sanno dove è Kenya. Se dico vengo dal Kenya, dicono perché stai qua? Perché pensano che Kenya sta in America. Perché Kenya parlano soltanto l'inglese e il swahili. Quindi diciamo c'è un po' di ignoranza, troppa ignoranza là a sud. Qui non lo so, qui parlate l'inglese, non lo so. Se parli con qualcuno inglese, dice da dove vieni? Kenya. Dove Kenya? America sì. Io dico vengo dal Kenya, dove? Vicino America sì, vicino America. Quindi un'altra cosa ti posso dire è che io qua non sono venuto come un studente, quindi ho avuto difficoltà di stare. Immagini 3 anni senza documenti, quindi devo nascondere dal polizia. Sempre venivo da casa, stavo 20 ragazzi, tutti senza documenti. Purtroppo sempre stare sopra il tetto. Quando va la polizia siamo sempre sopra il tetto. E notte, giorno, se arriva la polizia deve stare sopra. Se fa caldo, freddo, come stai, sali sopra e basta. Così siamo rimasti nascosti fino al 2003, dove con il sanatorio abbiamo avuto documenti. Fin là, mo siamo a posto, mo posso viaggiare, posso tornare in Kenya, posso venire qua, posso lavorare adesso tranquillamente. Però prima puoi lavorare, soltanto devi nascondere, se no devi chiedere documenti a amico tuo, ti dà documenti e poi tu devi andare a lavoro con quello. Però non è per la padrone, noi chiamiamo padrone il coso che si
il capo, il padrone, soltanto per la polizia. E poi se dico qualcos'altro, non capisco italiano, quella che usiamo là. Perché se continui a dire che capisci italiano, dici dove abiti, ti porti in giro, non mi ricordo, parli male, magari parli inglese, parli la tua lingua, polizia, dico ma vai, perché come ti dico, gli italiani sono ignoranti. Pure la polizia, invece di chiedere documenti, dicono va bene, dove abiti? Tu fai finta che non capisci? Lui subito, vai, 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 non ti vuole vedere, vai, 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 a posto, tu te ne vai. Posso dire, la mia esperienza di lavoro è stato 2000 a dicembre, dove ho trovato un lavoro come pastore. Italiano zero, soltanto l'inglese. Dove andrò a lavoro? I padroni, il capo, non capisce l'inglese, solo l'italiano. Immagini io la mattina, dicono, con le mani, qua funziona con le mani, con i segni, le mani. Tu, questi pecore, giro, vieni, andiamo. Io seguire fino in fondo, poi dico io vengo prendere te, sì, io vengo prendere te, a posto, così capivo con le mani, io vengo prendere te, poi mangiare, mangiare, però purtroppo l'italiano capire non è difficile, per me è stato un po' facile perché con le mani si capisce le cose, pure se non parli, uno dico vai là, tu sai che là devi andare. Vieni qua, tu sai che qua devi venire. Però una cosa che mi è stato per noi, diciamo noi keniani, come si dice ciao, ciao. Uno dice ciao, ciao, ma mi stai chiamando? No, ciao. Con i segni pure siamo stati male, con altri segni che è stato un po' come uguale da noi. Pure per esempio in Swahili giù e sopra. E qui giù e sotto. E tu pensi, ma come hai saputo Swahili? Mi dice giù, vai giù. È un po', diciamo, la lingua, io, nella mia, io penso che la lingua, tutte le lingue, si uniscono a una cosa. Perché in italiano c'è una lingua, una cosa, come una frase, come giù. In Swahili c'è giù. Come si scrive, come si legge. E poi, diciamo, Africa è unico. Perché nella mia storia, io vengo dal Kenya, però degli anni proprio, io so che i miei grandi genitori vengono dal Sudan, perché siamo immigrati per il Kenya e poi ecco perché siamo rimasti là. Perché noi, io vengo dal Luo, tribù che si chiama Luo, vicino al mare sempre, quindi noi siamo venuti a Lake Victoria. Vicino a Lake Victoria sta in Kenya, quindi se vedi gente che stanno sul Lake Victoria sono tutti Luo. E poi, diciamo, c'è i Maasai, dove ci sono grande terra, buono per coltivare, per le mucche e basta. Loro non piacciono soltanto i mucche, ecco perché sono trasferiti dalla Tanzania e vengono a Tsavo. I Maasai vivono con animali. Se io vengo dal Kenya? Sì, sì, sì. Sei Maasai? No, no, no. Sei guerrieri? No, no. Perché uno che va in Kenya, diciamo, tu lavori, poi prendi ferie 10 giorni, faccio una vacanza in Kenya. Cosa vado a vedere? Animali. Ho visto gli animali, ho fatto un safari, quello è stato benissimo. E poi, diciamo, per la povertà è un po', diciamo che, come voi vedete, la povertà in Kenya non avete visto niente. È meglio che vai sul posto, non è che vai sull'Hilton Hotel, sta a Nairobi, c'è povertà. Ancora non hai visto niente. C'è una persona che non è mai andato nella città, sta sempre con, come si può dire, rifiuti. Questi rifiuti che pure hanno parlato quando al Social Forum di fare togliere rifiuti a portare non so dove. Io per me è stato un'idea loro, tu vieni da qua, mi vieni a togliere rifiuti che dove i bambini mangiano e dove devi portare. I bambini di Andorra, dove vanno a prendere i cosu? Perché loro raccolgono in plastica, carta, e poi vanno a vendere, e poi prendono i soldi, mangiano. Altri dicono che prendono la colla. Se non so, ha visto Nairobi, bambini con la colla. Non è per la colla, pure vivono con quello. Perché, diciamo,
siamo 10 fratelli, andiamo a raccogliere rifiuti, uno raccoglie la plastica, l'altra carta, andiamo a vendere, possiamo aiutare pure la nostra madre. Però se togli quei rifiuti là, dove lo porti? Magari lo porti 1000 chilometri, dove vado io? Io muoio di fame. Tu là cosa devi fare? Devi costruire magari un'azienda. Con l'azienda chi approfitta? Voi approfittate, io non mi approfitto niente. Per esempio, noi kahawa, si chiama tè, caffè, a noi è numero due nel mondo, però da noi io non posso prendere il caffè, perché costa di più. E qua costa di meno, per dire. Quindi se tu togli quei rifiuti là e li porti un'altra parte, muoio di fame ancora. Tu te ne vai avanti, io mi rimango male. Perché io posso dire, quei rifiuti, siamo andati pure con l'altra signorina della chiama l'Africa, abbiamo fatto pure le foto con i rifiuti. C'è una scuola là, secondaria. Quella scuola ho fatto con la scuola, diciamo, nel parecchio tempo fa, non mi ricordo. Ho finito 99 io. E poi là, quel rifiuti, da quell'era stava là. Quindi, se mo 2007 dici devo togliere quella rifiuti, per me è inutile. Perché la gente di Dandora vivono da là. È come industria loro. Se non raccoglie quei rifiuti, vai a vendere, magari vanno a rubare, a fare qualcos'altro. Perché per noi venire in Europa è difficile. Non è come Sudan, che stanno vicino al mare, vicino, posso prendere la barca, vai a Chad, vai a Kosovo, girare e venire. Kenya, se vedi nella mappa, Kenya sta in mezzo. Quindi, quanti soldi puoi spendere per andare fino a Europa? Sì, noi abbiamo il mare, però il mare dove vai con il mare? A Madagascar, Africa stai ancora. Per esempio, io posso dire, no? Se vedi i bambini, come io adesso sto aiutando i miei amici che siamo cresciuti insieme, sto comprando qualche maglietta per giocare partita, almeno uno diventa professionista e viene in Europa a giocare. E altri correre ancora, però per arrivare fino in fondo a correre i soldi devi avere. Se non hai i soldi non vai a nessuna parte. Quindi i ricchi sempre va avanti, i poveri rimane i poveri. Io posso dire così. E voi come vedete? I ricchi sempre va avanti, i poveri rimane. Come io sono stato meglio giocatore, però per andare a Norvegia a giocare i soldi non mancava. Non sono andato a nessuna parte. Perché? Volevo... Corruption, corruzione, sì, ecco. Corruzione, c'è molta corruzione là. Quindi sai qualcosa, tuo padre non ha soldi, rimani sempre sotto. Perdi il tuo talento e rimani sempre là. Alla fine muori o cominci a bere alcol e manda via la vita. E basta. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Edward. E laureato qui in Italia in ingegneria civile e adesso ho finito il dottorato sempre in ingegneria geotecnica, sempre a Parma. La mia seconda famiglia è la fraternità missionaria e l'altra si sta in Uganda. Vengo da Uganda. Io sono qui in Italia, sono venuto per motivo di studio, ho iniziato nel 97, sempre ho vissuto con padre Silvio e Eda. E che ho fatto i miei 5 anni e mezzo, che mi sono laureato subito, ho iniziato il dottorato di ricerca che adesso ho appena finito. E il problema che ho visto, tutti africani vogliamo sempre, diciamo, vogliamo venire qui in Europa. Ma quello che vedo, quando sono arrivato, ho visto due cose. Prima, visto che vivevamo in campagna, quello che mancava, un sorriso. Perché in Africa, anche se stai male, vedo un africano è sempre sorridente. Ma lì ti senti proprio da solo a un certo punto, se non vedi nessuno, anche salutando una persona, quello non c'è. Non c'è questa cosa, è affetto, non c'è. Saluti anche una persona a un certo punto, dirai forse stai chiedendo qualcosa. Io ho salutato una suora una volta, ho detto buongiorno, mi ha detto non ho niente a darti. Quella è una cosa, una delusione proprio, totale. Infatti l'avevo detto anche al Vescovo di Parma, che sono rimasto proprio deluso. Invece da noi... East Africa, che Kenya, Tanzania, Uganda, è nostra abitudine salutare i grandi, anche se non conosci nessuno, passi mattina, saluti a Barigani, che
che vuol dire buongiorno, è sempre così, per il rispetto. Lì ho continuato sempre, quello che ho fatto, ho creato proprio di fare l'amicizia. Ho frequentato diversi gruppi, Federazione Universitaria Giovani Cattolica, FUCI, che mi ha portato, che mi ha accompagnato nel mio cammino finora. E quello che vedo, noi africani ci dobbiamo organizzare. Come ci dobbiamo organizzare per uscire in questa situazione? Perché prima dobbiamo partire da qui. Veniamo qui per imparare e tornare a casa nostra, aiutare anche i nostri. Come dobbiamo fare se non siamo organizzati qui per andare a organizzare in Africa? Perché il punto parte da qui, noi che siamo presenti, intellettuali, che abbiamo studiato. Non siamo uniti e quello là ci mette proprio una divisione totale. Perché se ci sono associazioni, queste associazioni si devono unire. Ci sono diverse parti, Kenya, Tanzania, Uganda, Ruanda, Burundi, che sono adesso in East Africa. Si devono unire, cercare proprio incontro. Non solo l'associazione dei camerunesi, non so di che cosa tutti, ma associazione di africani. E da lì forse che penso, per la speranza anche poter fare qualcosa in Africa, dobbiamo partire da lì. Perché i nostri dirigenti studiamo qui, quando arriviamo qui a un certo punto, troviamo i bei lavori, rimaniamo qui, non vogliamo più tornare a casa. Ma che cosa manca? Abbiamo paura anche di tornare a casa. Perché a casa, tornando nelle classi politiche, non è mica facile. Arrivi lì, sei mai visto o... E a un certo punto deve andare a servire, come ho seguito diverse interviste, e seguire i dittatori. Se non firmi questo, qui non ce la fai. Ma abbiamo tutto. Io mi spiace tanto quando la signora ha detto, Colette, che i ruandesi, ugandesi, ma sì, lo sento male. Lo so che la guerra è stata fatta, ma non siamo, sono i grandi passando attraverso l'Uganda, il Ruanda e Burundi per fare la guerra contro il Congo. Ma quello adesso, quello che c'è da fare è cercare anche gli amici congolesi e sedere insieme sulla tavola per risolvere il problema. Che cosa si può fare? Quello è passato. Adesso dove andiamo? Prima di qui ci sono le materie prime, ci sono i tecnici che sono fuori. Tramite la società civile, cercare anche questi studenti che sono fuori, che sono fuori dall'Europa, in America, in Asia, che sono di chiedere, collaborare anche, cercare di inserire nella loro società per poter andare avanti. Se non facciamo questo, non riusciremo mai ad andare avanti. Perché vedo proprio c'è l'Organizzazione dell'Unità Africana, East Africa Community, c'è CPGR, che anche adesso ho sentito che stanno parlando del Congo, c'è Comesa. Ci sono tante cose, queste cose, che possono fare tornare questi ragazzi, potenze che sono qui, invece di cercare le persone che stanno fuori, andare da ingegneri che sono fuori. Io sono ingegnere, posso fare qualsiasi ingegnere che fa qui in Italia, perché mi sono laureato qui, ho insegnato all'università. Perché io non posso farlo in Africa? Di solito anche noi abbiamo questo complesso di inferiorità. Come si dice a un certo punto, vedono un africano, ah, non può fare niente. Vogliamo solo un musungu, un bianco, che non è vero. Ci sono gli africani forti che possono fare certe cose, comunque hanno bisogno di un collegamento. Quello che devono fare è fare l'amicizia qui, fare un punto di riferimento partendo da qui, facendo un ponte per l'Africa, partendo con la onestà, il rispetto, sapendo quello che deve fare è una cosa giusta per il tuo popolo. Facendo questa cosa penso che riusciremo ad andare avanti. Ma prima dobbiamo partire qui, essere uniti tutti gli africani che siamo qui studenti. Se non siamo uniti non faremo nulla. Grazie. Io mi chiamo Aimé Serge Niengu, sono arrivato in Italia per motivi di studio qualche anno fa, diciamo più o meno 12 anni. Ho iniziato a studiare a Perugia, dove ho imparato la lingua, poi l'università l'ho fatto all'Aquila, quindi dove mi sono laureato in ingegneria di architettura, poi mi sono anche abilitato e iscritto all'ordine di ingegneri della provincia dell'Aquila. Poi ho fatto un po', come dire, alla fine dei studi ho voluto, come dire, cercare di migliorare il background, quindi avere più esperienza nel poter tornare a casa e dare il contributo allo sviluppo, nonché in Gabon, anche in altre parti del continente, dove è sempre possibile dare una mano, sempre per costruire il paese. Però
qualche anno, diciamo, intorno nel 2002, ho avuto un contrasto con il primo ministro del Gabon. Diciamo, ci avevano chiesto di fare delle proposte, in che modo è possibile aiutare il paese. Allora, andando nelle proposte, ho toccato un punto che non mi aveva piaciuto all'istante, diciamo, i governanti. Quindi a questo punto ho avuto paura di tornare a casa. Quindi 5 anni fa mi sono laureato, quasi siamo al sesto, allora ho cercato di dire, ok, cerchiamo di sempre continuare a trovare un lavoro, sempre nel campo. Poi nel due anni fa mi sono ritrovato a Parma, dove in questo momento abito a Vicomera, Padre Sivi, Raeda. Quindi da lì mi sono detto che adesso comunque vada, sarebbe, come dire, utile andare a casa, perché come dicevano tutti gli altri, Edward, gli altri, diciamo che il futuro dell'Africa dipende da noi. Se noi che abbiamo finito di studiare siamo incapaci di dare il nostro contributo e sempre seguire gli stipendi alti, perché qui un ingegnere dipende da come inizia. All'inizio sei ancora praticante, puoi anche andare a 1.200, poi mano a mano che hai più esperienza va anche a 6.000, dipende, 6.000 euro. Andando lì prenderai poco, ma per tornare a casa dipende anche essere proprio nei partiti politici. Se questi che sono lì, che non vanno nemmeno in pensione, hanno paura di lasciare gli altri lavorare, proprio i giovani. Allora, quello che dobbiamo fare, più o meno, esempio, come dire, se abbiamo qualcosa in mente, come diceva Edward, avere i progetti possibili di essere realizzati lì, ma per avere anche i finanziamenti non è tanto facile. Allora, come dire, speriamo sempre che ci sarà un futuro. Questo futuro, come vedevo la TV Telesud, che non dobbiamo sempre dire che siamo come i continenti dei nanati. Quindi la speranza sarà sempre da noi. Qualunque sia, anche se si cancellano i debiti, perché alcuni paesi hanno cancellato un debito. Dopo 2 giorni, o la Banca Mondiale o il Club di Paris ti fanno altri prestiti. E dopo 2 giorni sei sempre, come dire, indebitato. Il Gabon che parlo, esempio, il Gabon, siamo quasi a 2.300 miliardi di dollari. È pesante, eh? Quindi forse anche la mia generazione non sarà capace di cancellare, di restituire. Quindi saremo sempre indebitati. E allora, sentendo gli amici che sono alla BAD, forse vogliono ancora fare un'altra svalutazione della divisa, quindi il franco CFA. Svalutando di nuovo, il debito che era 1 euro, ad esempio, verrà il doppio. E gli stipendi non vengono aumentati. Questo è anche un problema. Poi l'altra cosa da fare è che i governi siano più, come dire, trasparenti. Incoraggiare i giovani che finiscono gli studi a poter lavorare. Allora, poi, e questo farà sì che uno non perderà, come dire, la sua vita attraversando il mare o passando dal Canari o dalla Tunisia. Questo è un po', come dire, è umiliante. Apri la TV, dopo 2 secondi, cronache. Prima cosa che ti mostrano è l'isola di Lampedusa. I barconi, dove, come dire, la gente è morta. Ma questo a volte, come dire, ci fa anche soffrire. Allora, l'Occidente farà, come dire, meglio di, come dire, condannare anche questi governi dittatoriali che abbiamo. Sono gli stessi, la classe dirigente è la stessa. Quindi la gente ha anche paura di poter investire, visto che le vedono sempre là, sono sempre gli stessi. E quello che paga di più è il popolo. Diventa sempre impoverita, quelli ricchi sono sempre più ricchi. Quindi per concludere dirò, come dire, l'Africa non sarà sempre come la vediamo oggi, ci sarà un futuro.
Ieri si parla, oggi si parlano dei dragoni del sud-est asiatico. Speriamo che fra qualche anno, anche il prossimo anno, diventiamo anche le pantere e i leoni d'Africa. Perché no? È questo. Ecco. Io sono Paul Eric Muafo, ingegnere specializzando in meccanica. Vengo dal Camerun, da cui sono arrivato ormai 6 anni fa, quasi. E io vengo da Parma e sono stato accolto nella mia seconda famiglia, la Fraternità Mongano. Io ho seguito con molto interesse gli interventi che si sono svolti da stamattina fino ad oggi. Devo dire che è stato per me una grandissima opportunità da cogliere, per imparare dalle esperienze di Patrick, di Pierre come sindacalista e successivamente nel pomeriggio della mia connazionale Hélène, che mi ha molto colpito, ha fatto un intervento molto calzante. C'è stato poi l'intervento della nostra mamma, io la chiamerei così perché lei è all'età della mia mamma, la Colette, mamma Colette, che altrettanto mi ha veramente rovesciato proprio il mio modo di vedere le cose, perché la sua esperienza umanamente non c'era migliore, diciamo, modo di metterci di fronte ad una sfida così alta, perché vedete, trasmutare, cioè ritrovarsi di colpo di fronte a delle situazioni in cui tu hai tutta la volontà di fare e avere l'impressione che tu hai le mani o le gambe tagliate e partire da zero come lei ha fatto in quel contesto lì, devo riconoscere che è stata un'impresa da eroina, cioè un'impresa eroica, volevo dire. E da lì parto per dire che noi, io farei una passeggiata sull'esperienza personale oppure del mio paese per mettere un po' in luce una delle problematiche che a cui fa fronte l'Africa ultimamente. Noi siamo partiti negli anni 60 col fenomeno della decolonizzazione. Io metterei questo termine tra virgolette, nel senso che noi abbiamo assistito ad un processo in cui chi faceva da padrone in casa è uscito dalla porta ed è tornato dalla finestra. Non è per darsi soltanto delle colpe, però per mettere un po' in luce come questo processo, questo susseguirsi di fatti abbiano portato un po' a mettere in difficoltà un processo oppure un'opportunità che ci poteva essere offerta per metterci veramente in cammino per lo sviluppo. Noi abbiamo quindi all'indomani delle indipendenze, diversi stati africani avevano bisogno di gente per poter svolgere le mansioni normali dell'amministrazione. E da subito, io nell'esempio del Camerun, ho visto che si è puntato più sulle preparazioni umanistiche. Non ho niente contro di loro, anzi, avrebbero dato una mano molto, molto importante, però dal mio punto di vista, guardando da scientifico-tecnico, è stato, alla luce di quello che viviamo oggi, una sconfitta non indifferente. Io sono in Italia per studio perché ho terminato gli studi di liceo,
accedere, poter andare avanti con gli studi di ingegneria, di scientifiche e tecnologiche che mi avevano sempre appassionato sin da bambino, si era rivelato impossibile. Io mi ritengo un fortunato nei confronti dei miei compagni e amici che avrebbero voluto fare, avevano sognato la stessa cosa, perché qualunque cosa si dica, lo sviluppo oppure l'opportunità di andare avanti, di far evolvere le nostre società, passa anche da una padronanza di scienze applicate. Però purtroppo nei nostri paesi, sin dall'inizio, noi abbiamo parlato delle materie prime, abbiamo parlato delle produzioni che facciamo, però a cui non possiamo aggiungere valore. Perché? Perché i nostri stati, i nostri dirigenti, vuoi per poca lungimiranza, vuoi per corruzione, vuoi per anche incapacità, non ci hanno mai badato. Il Camerun, che è l'esempio che conosco un po' meglio, fino ad oggi, a giorno d'oggi, per una popolazione di circa 16 milioni di abitanti, può offrire soltanto 80 posti in una scuola di medicina a numero chiuso, con tutto quello che c'è come domanda e per la formazione. Ci sono giovani che vogliono e che sono disposti veramente a imparare quelle scienze lì e poter dare un contributo sia minimo all'evoluzione del loro, dei loro paesi rispettivi. Ed è un esempio che si è andato a vedere, si applica in molti paesi, in molti nostri paesi. Io facevo questo esempio per venire al caso dell'Emilia-Romagna, dove risiedo, in cui dalla provincia di Bologna fino a Piacenza abbiamo 4 a 5 facoltà di medicina, tutti 50 o direi 60 chilometri. Questo qua è un po' un esempio, una dimostrazione di come se noi in partenza non abbiamo questa, noi, i nostri dirigenti, essendosi voi per dimenticanza, non avendo pensato a queste cose, ci hanno messo un po' in condizioni difficili, perché poi tutto il processo che viene, che avviene nello spostarsi, venire in Europa, col tasso di perdizione, non è che sia automatico che uno che viene cambiando realtà, cambiando, subendo questi traumi psicologici, possa ovviamente portare sempre dei risultati a casa. Perché io ho cominciato in facoltà, eravamo 200 al primo anno, al primo, diciamo, alla laurea triennale noi eravamo 40, tanto per fare un esempio. Quindi anche qua ci sono dei tassi di perdizione. Ma se, io dico, queste opportunità di imparare queste tecniche per aiutare allo sviluppo ce l'avessimo a sufficienza sul continente africano, forse sarebbe anche una via. Non dico la soluzione, però sarebbe stata una via. Tornando all'incidente di stamattina, questo è un altro aspetto, io mi sono sentito molto mortificato. E poi mi sono detto, accidenti, tutti noi, soprattutto tutti noi, se facciamo un sondaggio qua su questo palco, tutti hanno qualcosa da lamentarsi del modo in cui gli stati africani vengono, non dirò tutti, però una maggioranza, vengono condotti. E voi qua in platea sapete bene, molto bene di noi, che 30 anni, 20 anni al potere, la stessa faccia, neanche il più bambino, neanche il più piccolo di voi lo accetterebbe. Però invece in Africa è una cosa normalissima. Tanto normale che qualcuno anche dopo si assicura che venga il figlio proprio a stare lì e a continuare. Io dico, se in quell'incidente di stamattina ci fosse stato uno dei nostri dirigenti, uno dei nostri tanti dirigenti che abbiamo su quel continente, io avrei goduto, cioè io lo dico senza cattiverie,
perché questi qua, questi poveracci che noi veniamo, vediamo arrivare con dei bacconi, eccetera, e che si tratta con, dall'alto, io dico non sono quelli là da trattare male, non sono quelli là da guardare male o da avere... Non so come esprimere questo concetto. Sono piuttosto quelli là che mettono i loro paesi in condizioni di non svilupparsi mai, che arrivano qua con dei voli speciali, che vanno trattati, cioè, proprio come... Cioè, vanno ridimensionati sostanzialmente, perché implicitamente con il nostro... diciamo implicitamente il modo in cui la società, questo mondo si relaziona con questi leader, condiziona anche il futuro di milioni di persone, qualunque siano gli interessi in gioco. Quindi direi che se andiamo a guardare bene, in fondo, molte di queste storie qua girano sostanzialmente alla storia, attorno a dei personaggi che si sono presi in mano ricchezze, poteri e fortune di ogni genere e non sono in grado, come ha detto Pierre stamattina, di parlare lo stesso linguaggio dei loro concittadini. Qua uno può fermare il Presidente del Consiglio per la strada e dirgli guardi Presidente che questa cosa si potrebbe fare e magari non lo eseguirà alla lettera, però... avrà un occhio di riguardo a quello che ha detto il concittadino. Giù non sempre accade. Questa possibilità che abbiamo in questi paesi qua di poter creare una possibilità di alternanza, non dico che l'alternanza sia la soluzione, la panacea, però se almeno uno dopo un certo numero di anni che ha un incarico, può essere giudicato e mandato a casa, forse sarebbe già un inizio per qualcosa. Io continuerei il mio proposito, tornando a quello che ha detto la nostra Hélène, dicendo che la Hélène mi ha proprio colpito perché ci ha fatto fare tre questioni, tre domande. Cosa cerchiamo? Cioè, soprattutto rivolte queste domande a noi studenti o a noi che siamo qua in Europa per lo studio o per imparare qualcosa della scienza che ha padronato l'Occidente. Cosa vogliamo fare di queste scienze che noi andiamo a studiare? Una volta che le avremo, cosa ne faremo e dove ci portano? E io direi che questo è stato un déclic e da lì io personalmente riparto per costruire una possibilità, cioè un nuovo modo di vedere il servizio che poter rendere alla mia gente. Tornando a quello che ha detto Edward, riguardando l'invito alle comunità, oppure gli studenti o i giovani che sono qua in Europa che vogliono fare qualcosa per il loro continente, dico già l'amicizia, come ha detto il nostro amico del Chad, è già qualcosa da cui si può partire, perché la mia esperienza personale mi ha insegnato che i sistemi, le istituzioni si costruiscono ma possono essere svuotate velocemente se chi chiamato a metterle, a farle vivere, non ha lo spirito adeguato. Mentre invece con dei rapporti bilaterali, anche interpersonali, molto forti, si può riuscire a coinvolgere e a sognare insieme, come ci diceva Eugenio stamattina, che un sogno da solo è un sogno, ma una volta che si comincia a sognare tutti insieme, comincia la realtà, parte da lì. E qui termino il mio proposito salutando tutti voi e siamo a disposizione. Mi chiamo Bana Moussa Maliona Solange, vengo dalla Repubblica Democratica del Congo,
Sono in Italia da 4 anni per gli studi, mi sono laureata in economia dello sviluppo alla Gregoriana e adesso, la settimana scorsa, ho finito un master nella cooperazione sempre allo sviluppo. Sono fra quegli studenti sempre che, di cui stiamo parlando qua, che non sanno ancora come decidersi, come tornare, come restare, non hanno ancora una posizione molto concreta. Però qui io volevo fare un po' qualche domanda. La prima domanda la voglio fare a Patrick. Voglio che lui possa darci un po' di chiarimento, perché quando io facevo il master c'è stata una persona che è venuta a parlare sul problema dei bambini del lavoro minorile. E io stavo dicendo che il lavoro minorile forse lo possiamo vedere in due lati, perché se per esempio parliamo del lavoro minorile in Cina, dove ci sono i bambini che stanno lavorando, non so, nelle fabbriche, che sono trattati male, che sono pagati male, è una cosa. Ma quando ci sono i bambini che per la vita devono lavorare e aiutare le loro famiglie, per esempio, da noi ci sono le famiglie in cui i genitori sono morti dall'AIDS e il bambino è più maggiore, ha 14 anni, deve lavorare per far vivere i suoi. Allora, come l'avevo già chiesto, però non avevo ancora avuto la risposta, come, perché sembra come una contraddizione, perché loro stanno sostenendo un po' i bambini minorili che stanno lavorando, però qui ci sono tanti movimenti che non vogliono il lavoro minorile. Allora, io voglio avere un po' di luce in quelle differenze di questi due lavori minorili. E la seconda cosa che mi ha proprio marcata è l'intervento di Hélène, che mi ha molto colpito, perché è una cosa di cui anche io penso sempre, soprattutto sul problema delle università, dell'inserimento delle persone. Per esempio, da noi ci sono tantissime università, ma io mi chiedo sempre qual è il sbuco di lavoro. Quando vediamo da noi ci sono tante persone che finiscono nell'economia aziendale, nell'economia, non so, in tante opzioni di economia, però dove vanno? Cosa faranno? Allora, so che l'educazione è molto importante da noi, abbiamo bisogno di educare le persone, soprattutto sapere leggere e scrivere è un diritto per tutti, però non serve soltanto sapere leggere e scrivere o studiare, dobbiamo sapere orientare le nostre studi, dobbiamo cambiare il modo di educare nelle nostre scuole. Per esempio, posso chiedere un po' a Pierre, il piano di studi che noi seguiamo in Congo, credo che è un piano che è stato dato dalla colonizzazione, non risponde proprio alle realtà che noi viviamo sempre nella realtà. Noi stiamo fondendo la nostra società su delle cose artificiali, allora è molto difficile che noi andiamo avanti. Dobbiamo vedere proprio di che cosa abbiamo bisogno. Tutti volevamo, quando io ho finito ho avuto il baccalaureato, mi hanno chiesto, tutti noi abbiamo finito nella session commerciale, un po' del commercio, credo. E poi tutti chiedevano cosa vuoi fare, io voglio fare l'economia aziendale, l'economia amministrazione, nessuno voleva l'economia rurale perché diceva che dopo l'economia rurale io vado a lavorare nelle campagne, tutti noi vogliamo entrare negli uffici, avere un lavoro che qualcuno ci paga, ma dove c'è quel lavoro? È un'utopia, dobbiamo cercare a creare noi i nostri lavori, dobbiamo insegnare. La prima cosa che dobbiamo insegnare a tutta la popolazione è come pensare anche loro a creare un lavoro, non cercare aspettare che ci sia qualcuno che ti può dare un lavoro.
quella è una cosa che dobbiamo cercare di insegnare, perché tutti noi, anche io credo, sono di quella generazione che stiamo aspettando sempre qualcuno che ci dia un lavoro. Però dobbiamo cambiare gli atteggiamenti, credo, per se abbiamo bisogno di cambiare il nostro paese, l'Africa in generale. E un'altra ultima cosa che volevo soltanto dire un po' più o meno a tutti quelli che lavorano nella cooperazione, forse dobbiamo cominciare a cambiare alcune parole. Non so, quando uno lavora nella cooperazione spesso dice che sto aiutando i poveri, sto aiutando le persone che stanno soffrendo, e non è che stanno aiutando, perché anche loro lavorano, guadagnano in questo lavoro. Allora non stiamo aiutando, stiamo lavorando insieme. Non è che state aiutando soltanto le persone che soffrono, però stiamo lavorando insieme, dobbiamo riconoscere quello. Non è che andiamo lì perché ho la pietà delle persone che soffrono o non so che, ma dobbiamo chiarire, la cooperazione non è proprio aiutare, ma collaborare. Grazie. Je crois que Eugenio a fait vraiment quelque chose de remarquable ce soir. Et ça, ça va me rester et je continue à réfléchir dessus. Le fait de laisser cette table ronde à l'Afrique, est-ce que vous avez vu cette image-là? Pour moi, elle est très forte. Et cette image m'a rappelé un livre de Jean-Paul Coupandé, un intellectuel centrafricain, dont le titre est « L'Afrique sans la France ». Si vraiment l'Occident peut laisser l'Afrique revenir à elle-même, et lorsque nous avons entendu tous les jeunes, toutes les personnes qui ont intervenu, moi j'avais la chair de poule. J'avais la chair de poule parce que j'ai l'avantage de travailler en Afrique, et je coordonne les programmes dans 28 pays africains, où je vais presque tout. Tout le mois, je suis en voyage. J'avais la chair de poule parce que c'est vraiment la réalité de l'Afrique. L'Afrique plurielle. L'Afrique qui est sans berger. Et vous voyez comment nous nous sommes gérés. Et par moments, il y en a qui parlaient un peu trop. Il y en a qui ont exprimé le souci de comment les faire arrêter. Mais on a vu quand même une certaine harmonisation dans cette diversité, même des propos. Des propos parfois très violents, des propos parfois endormissants, mais des propos qui vous donnent la réalité de ce que nous sommes et de ce que nous voulons être. Merci Eugenio pour cette image. Mais j'ai un message pour la diaspora africaine en Italie. Ce pays vous a accueilli. Ce pays vous a accueilli et vous continuez et vous devez continuer à garder l'africanité avec vous. Les maîtres du monde aujourd'hui qui gouvernent l'Afrique, la plupart n'habitent pas en Afrique. Vous avez le devoir, la responsabilité de penser et d'agir pour cette nouvelle Afrique dont nous rêvons tous. Et pour cela, je vous demande qu'au sortir d'ici, si vous ne l'avez pas encore fait, constituez-vous en une association pour laisser voir une autre Afrique en Europe. Pas toujours cette Afrique désespérante dont nous n'arrêtons pas de décrire, mais une Afrique qui porte l'espérance de ce monde. Parce que si on enlève l'Afrique aujourd'hui de la carte du monde, je ne sais pas ce que le monde sera. Le monde va certainement s'ennuyer. Je le dis au niveau de mon travail. Je le dis parce que je suis responsable des programmes pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Je dis toujours quand je commence à donner mon rapport, si l'Afrique et le Moyen-Orient ne donnent pas le rapport, il n'y a pas d'âme dans cette organisation. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui à l'Afrique, j'ai tenu ce discours lors d'une interview il y a 2 semaines aux étudiants africains à Genève. Je leur ai dit, il y a un proverbe chez nous, si tu ne sais pas tailler une pagaie, regarde au moins les oreilles d'un chien ou un lapin. Tu sauras comment tailler la pagaie pour nager dans une rivière. Je leur ai dit, moi j'ai appris 2 choses depuis que je travaille au Moyen-Orient. La première chose, mes frères, mes sœurs, c'est le génie organisationnel du peuple d'Israël.
et sa défense pour sa sécurité autour d'une identité unique. Je ne veux pas en dire plus. La deuxième chose que j'ai appris, c'était auprès du peuple palestinien. Leur persévérance dans la détermination de ce qu'ils sont. Un peuple qui doit absolument être reconnu comme peuple dans toute sa dignité et dans toute son humanité. Si nous pouvons apprendre de deux choses de ce peuple, est-ce que nous voyons cette Afrique-là qui va contribuer pour que ce monde soit beaucoup plus humain? Merci. Vorrei fare una piccola parentesi. Chi è abituato a venire ai nostri convegni sa sempre che il pomeriggio l'abbiamo sempre chiuso con una tavola africana. E le altre volte c'era uno che guidava, che era un africano, che era normalmente Jean-Léonard Touadi, eccetera, proprio perché volevamo che fosse una tavola completamente africana. Questa volta, non avendo trovato qualcuno, o meglio, cioè, pensato qualcuno, abbiamo deciso che l'Africa faccia per conto suo, non abbiamo voluto metterci un metro in mezzo, ecco. Proprio per questo motivo, perché noi crediamo fortemente, non è uno spot pubblicitario, come chiama l'Africa, che o l'Africa parla e parla al mondo, ma parla anche al proprio interno, si sa parlare vicendevolmente, oppure l'Africa è costretta sempre a restare dipendente. È costretta sempre ad andare ad elemosinare. Io ho avuto un'esperienza quando ero al Parlamento europeo, e sono stato vicepresidente dell'Assemblea che mettiamo in relazione paesi ACP e paesi dell'Unione Europea. E l'esperienza tragica che ho avuto era che questi rappresentanti dei paesi africani, che erano poi rappresentanti dei governi, venivano sempre tendendo le mani. E tentavano di tutto, si svendevano anche pur di avere 2 lire in più, e svendevano i loro popoli, la loro gente, alla politica europea pur di avere qualche progetto in più, eccetera. Mi chiedo scusa se ricordo un fatto personale. Ricordo una volta eravamo a Parigi ad uno di questi incontri, 69 deputati europei e 69 rappresentanti dei paesi ACP, la maggior parte quindi africano, ACP vuol dire Africa, Caraibi e Pacifico, e a un certo punto non ne ho potuto più e mi sono alzato e ho fatto un intervento in cui ho detto: per favore, aiutateci a non credervi dei mendicanti. E perché voi avete la forza, la capacità, la fantasia, non solo di venire qui a chiedere delle cose, ma di venire qui a pretendere che noi cambiamo le nostre politiche, a pretendere che noi cambiamo i nostri rapporti, le nostre relazioni, a pretendere che voi di essere risarciti di quello che vi abbiamo portato via. Ecco, io credo che questo dovrebbe essere uno dei compiti forti che la diaspora africana, degli impegni forti che la diaspora africana deve prendersi nei confronti del proprio continente. Mi rivolgo almeno a quello che penso, ai ragazzi che sono qui, e conosco alcuni che hanno studiato, si sono laureati, eccetera. Avete un debito nei confronti del vostro continente. E non, per favore, non svendete a noi il vostro cervello. Dedicatelo al vostro paese, al vostro continente. Mettetemi insieme. Potete essere una fortissima potenza. Pensate se tutta la diaspora africana in Europa si unisse e fosse capace di qui di condizionare i propri governi, le proprie cose, e fosse capace di creare un movimento che crea questo. Cambierebbero le cose anche in Africa. Le cose in Africa stanno cambiando, ma dareste una mano fortissima a chi è nel paese a lottare, a resistere, a creare iniziative, eccetera, eccetera. È una bellissima idea quella che ha lanciato Hélène. Tocca a voi farla, non tocca a noi. Però è una bellissima idea. Organizzatevi, mettetevi insieme, diventate voi i fautori di un'Africa nuova. Questo è estremamente importante. Buonasera. Non posso fare a meno di intervenire, visto
che nel caso mio mi ha provocato, cioè parlando delle autorità, del compito di ognuno di noi, noi stranieri che viviamo in questo paese. C'è una frase che ho fatto sempre, mi chiamo Epifan Dosoyovo, sono della Repubblica del Benin, sono in Italia dal 94, è entrato in Italia per studio. Dopo un diploma in architettura, ho fatto gli studi turistici, sono diplomato nello studio turistico, poi ho avuto una specializzazione in gestione e direzione delle aziende. Sono stato eletto 2 anni fa in consiglio provinciale come rappresentante degli stranieri sul territorio provinciale di Ascoli Piceno. Mi ha fatto piacere quando ho saputo di questo convegno, non lo sapevo, tramite un'associazione con la quale lavoro, mi ha avvertito che ci sarebbe questo incontro e sono venuto subito perché sapevo che sarebbe stata un'occasione per me incontrare connazionali, non per diminuire gli altri, però ho saputo, visto la presenza di uno del Benin, sono tanti anni che non incontro uno del Benin nella zona, siamo pochissimi nelle Marche. E mi ha fatto molto piacere. Ho seguito con interesse tutto quello che è stato detto. Vorrei solo testimoniare, partendo di quello che è stato detto per magari calmare alcune persone, il discorso del rientro in patria, per me credo che è un discorso soggettivo, perché ognuno di noi ha una storia dietro, quando parte da casa sua c'ha una storia. E dipende di come è stato marcato da questa storia, dal passato. Io sono partito dal mio paese pensando di coltivare meglio il mio studio nell'architettura. Lavoravo già nella funzione pubblica, nell'Istituto Geografico Nazionale, sicuramente lo sa perché viene dal Benin. Ho lavorato 3 anni, quando mi chiamarono qua dall'Italia dicendo che potevo venire ora per fare una specializzazione in architettura all'Istituto di Ascoli Piceno. Allora sono partito e da allora, dal 94, sono rimasto qua in Italia. Subito dopo ho avuto un posto di lavoro, ho cominciato ad impegnarmi nel mondo delle associazioni, perché sono consapevole che spostandomi, un aspetto che spesso mettiamo da parte, e non vorrei parlare da politico perché non vorrei fare una politica partitocratica, vorrei solo toccare il discorso dell'aspetto di società. Quando veniamo in questo paese, in un altro paese, qualunque paese in cui ci troveremo, dobbiamo rispettare alcune regole. Prima, l'inserimento, l'integrazione, come si chiama qua, l'integrazione. Dobbiamo integrarci. Per integrarci ci sono cose che dobbiamo lasciare. Non è detto che veniamo dalle nostre paesi, abbiamo dietro una cultura al 100% perfetta. Ci abbiamo i nostri lati negativi, come ci sono i lati negativi pure in Italia. Allora, noi dobbiamo essere così bravi, secondo me è il compito più importante che abbiamo davanti, essendo qua ancora in Italia. Dobbiamo essere bravissimi a scegliere nell'ambiente in cui viviamo l'aspetto positivo e a non mandare via, a non dimenticare la positività con cui siamo entrati in questo paese. E ripeto, siamo una ricchezza perché abbiamo 2 culture. Siamo nati in un paese in Africa, abbiamo avuto l'educazione africana che è basata sul rispetto reciproco, il rispetto dell'altro, il rispetto delle regole, e siamo venuti in Italia
abbiamo studiato, viviamo qua, abbiamo acquisito un'altra cultura, la cultura europea, che riguarda tutte le altre cose, le possibilità che abbiamo di studiare, di mettere a profitto le nostre, la nostra istruzione. E perciò in provincia io ho sempre detto che noi siamo una ricchezza per questo paese, però nello stesso momento dobbiamo mettere a profitto quella nostra capacità di intervenire a favore della nostra patria, a favore dell'Africa. Come? Ragionando su questo, perché sono stato mandato a gennaio a Nairobi per il Social il World Forum, Social World Forum, scusate. Questo mi ha insegnato una cosa, come diceva un connazionale qua, un conto è vedere da lontano, sentire, vedere in televisione, un altro è di andare sul terreno, vedere la realtà, vivere la sofferenza delle persone. E io, vivendo questa cosa, mi è rimasto in mente. E cosa ho fatto? Sono rientrato in Italia. Appena rientrato in Italia, mi sono dato un obiettivo: impegnarmi, nonostante il fatto che rimarrò qua, non posso andare lì adesso, però posso fare qualcosa. Impegnarmi ad attivare molto di più la cooperazione internazionale. Non più questa cooperazione di carità, di lemosina, ma una cooperazione che cambi veramente qualcosa sul posto. E da lì è partito un progetto che sta portando avanti giovani, ragazzi delle scuole, da un'associazione che si chiama Gottara. Scusate, però è doveroso dalla parte mia citare questa cosa, perché sono ragazzi di scuole interessati a questo problema che stanno portando avanti. Scriveranno una rivista, un libro che verrà distribuito nelle scuole in Africa, specialmente in Benin, per creare un contatto, comunicazione tra i popoli. I ragazzi, noi aspettiamo lo stesso gesto dall'altra parte. Questo creerà cosa? Creerà uno scambio di idee, creerà uno scambio di educazione, perché è importante l'educazione. Qualcuno ha detto un paese, un gruppo, uno Stato che non ha educazione, non ha formazione, nel quale non è prevista un ciclo di formazione, una possibilità ai ragazzi di avere un'istruzione, è un paese che è di partenza persa, non andrà mai avanti. Ecco perché noi veniamo, qualcuno di noi viene in Europa per poter crescere nello studio, però poi rimaniamo perché, si sa, una volta ritornato a casa, tutto quello che abbiamo studiato spesso viene perso. E è un discorso di fondo molto complicato, perché entreremo negli interessi, vari interessi degli stati europei, del colonizzatore. Poi non vorrei fare una situazione, un discorso geopolitico di entrambi i continenti. Però credo che noi qui in Italia, noi che viviamo in Italia, dobbiamo pensare di intervenire, di fare da ponte, è quello che hanno detto tutti, un po' tutti, di fare da ponte, prima di fare da ponte tra l'Europa e l'Africa, cercare di intervenire concretamente nei settori in cui hanno bisogno. L'Africa non ha bisogno di carità, l'Africa non ha bisogno di chiedere lemosine, ha bisogno della spinta, della possibilità di esprimersi liberamente tutte le sue capacità. E noi non abbiamo spesso queste capacità, diciamo, questa possibilità. Qualcuno ha detto, cito, che mi è piaciuto molto, il colonizzatore è uscito dalla porta e rientrato dalla finestra. Questo è bello, da un'idea
che un po' fa ridere, però è questa la realtà. La Francia ci ha lasciato, ci ha dato l'indipendenza, si dice ufficialmente quella, però è rimasta lì. È rimasta lì, magari ti mette i bastoni nelle ruote quando vede che stai cercando di prendere la tua libertà. E questa è la politica. Purtroppo non possiamo adesso pensare di cambiare le cose così facilmente. Ma quello che raccomando, voglio associarmi a quello che ha detto nostra sorella, noi dobbiamo unirci. Qualcosa è uscito da Nairobi a gennaio. Io ho convocato un incontro con tutti i rappresentanti stranieri che stanno nelle istituzioni in Italia. Ci siamo incontrati con consiglieri della Toscana, delle Marche, dappertutto praticamente. Abbiamo deciso di creare una consulta nazionale, che vogliamo essere da adesso contribuente intermediario tra le istituzioni italiane e le istituzioni africane, perché basta rimanere sul fatto di mandare sempre i soldi, mandiamo soldi, ma i soldi quando vanno lì c'è effettivamente uno staff di controllo reale sul terreno. Come vanno a finire questi soldi? Come sono spesi questi soldi? Va veramente a profitto della popolazione che ha bisogno di questa cosa? Queste sono domande che dobbiamo porci e cercare di risolvere. Dobbiamo fare da ponte, rispettare le regole e farci rispettare. Dal momento in cui contribuiamo nel territorio, partecipiamo alla vita socio-economica del territorio, ci aspetta un dovere e compiti dalla parte dell'amministrazione, che dovrà dare soddisfazione, cercare di venirci incontro nei nostri bisogni. E il nostro bisogno, diciamo, la nostra necessità attuale, oltre il fatto di vivere liberamente su questo territorio, in questo paese, di avere tutte le possibilità, secondo quello che è scritto nella Costituzione, siamo liberi, ogni uomo è libero, è il diritto internazionale dell'uomo. Se è vero che l'Italia rispetta, è un paese democratico, noi speriamo, e ci ha fatto vedere, se no non saremmo qua, abbiamo connazionali che lavorano, che studiano, quello che spesso alcuni di noi non ha avuto, è rimasto in paese e vive una situazione veramente disperata. L'ultima cosa, permettete di dirmelo, dobbiamo cercare di lavorare. Io faccio un appello a tutte le associazioni che si impegnano in questa cosa, nella cooperazione internazionale, la mass media. Quella è l'informazione che si trasmette lì, in Africa, l'informazione che parte dall'Europa. No, l'Europa come un paese dell'Unione Europea, l'Italia come un paese dell'Unione Europea sviluppato, che non ha problemi, tutto liscio, grattacieli dappertutto, macchine bellissime. Cioè, si deve smettere di illudere quelli che stanno lì su queste cose. E è vero che non ci capiscono quando noi chiamiamo da qua dicendo che abbiamo problemi, ci alziamo alle 4 di mattina magari per andare a lavoro, dobbiamo andare a fare lavori inimmaginabili che non potevamo fare, immaginare di farlo a casa nostra. Dobbiamo cominciare a dare l'informazione giusta. Se la mass media non è dalla nostra parte, io credo che avremo maggiore difficoltà a far passare questo messaggio, a cancellare questa illusione che sta dall'altra parte. Vi ringrazio di questa possibilità. Grazie. Avant de laisser l'autre la parola a nos aînés, je voudrais revenir sur une chose.
qui me marque toujours et ça m'aide franchement dans ma vie. Je me rappelle toujours de mon père quand je viens lui dire quelque chose ou bien quand on a un litige où il veut résoudre, il laisse d'abord ses enfants s'essouffler, peut-être qu'il parle avec énervement et il s'étouffe. Après, il vient, il les touche par le dos et il dit « Bon, calme-toi. Maintenant, dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Donc, la chose fondamentale est que, franchement, nous nous sommes essoufflés. Chacun a essayé de se dégager de sa colère, de se dégager de cette délusion. Et c'est très important, quand nous sommes arrivés aussi à comprendre qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce que nous pouvons faire. Ça me plairait bien. J'avais pensé à cela, peut-être il y a cela une année, quand j'étais arrivé à la rencontre de Kiama Africa de l'année passée. Je crois que j'ai vu ma maman qui est à ma droite. Non, aussi. C'était pas elle. Mais j'ai vu ma maman qui est à ma gauche. Et elle était venue. Il y avait aussi d'autres mamans, il y a des sœurs, tout ça. Je dis, mais pourquoi on ne peut pas faire venir nos filles africaines qui sont dans des universités, qui ont aussi des idées les idées de révolution, qui veulent changer quelque chose, mais qui ne savent pas cette réalité qui est là en Europe. J'étais arrivé à Ferrara, j'avais essayé de sonder un peu avec Secondo, mais je ne sais pas, peut-être qu'il aurait oublié, parce qu'il m'a aussi oublié du visage. Et je pensais toujours rencontrer Eugenio. Je ne le connaissais pas vraiment et je n'avais même pas son figure dans ma tête. Je dis, ça serait très intéressant que ces rencontres qui se passent ici en Europe, d'essayer de toucher le nouveau universitaire, c'est-à-dire nos filles, nos jeunes filles qui sont dans des universités, qui des fois ils sont déterminés dans leurs recherches et ils disent, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, mais ils sont confus. Les inviter seulement en Europe, qu'ils fassent un mois à participer à ces conférences, voire s'entretenir avec nos amis européens, et étant si convaincus qu'elles doivent retourner en Afrique, qu'elles retournent et qu'elles essayent d'innover des choses. Au-delà de cela, nos jeunes filles et aussi certainement nos jeunes étudiants hommes, afin que tout le monde puisse découvrir l'Europe de cette manière, mais déjà étant convaincu que je dois changer l'Afrique, étant aussi là dans ma réalité. Et aussi au-delà de cela, si nos amis, vous voulez nous aider, merci bien, on ne peut jamais refuser d'aide, ça c'est pas mal. Mais si on peut organiser des rencontres, comme vous l'aviez déjà fait, et en Afrique, invitons tous les jeunes africains, les jeunes étudiants africains qui réfléchissent aussi sur l'avenir de l'Afrique, se trouver peut-être des rencontres régionaux, organisées peut-être par Kiama Africa, peut-être autant d'autres. Une rencontre régionale pour les régions de Grand Lac, pour l'Afrique centrale, pour l'Afrique de l'Est. Comme ça, les gens se retrouvent et petit à petit, on constitue un leadership qui va peut-être à un certain niveau dire, voilà, maintenant on fait une rencontre africaine où ceux qui y arrivent savent déjà qu'ils sont partis d'une base. Donc, c'est un processus. Si on peut franchement essayer de voir ces choses, je crois que petit à petit, peut-être pas si vite, mais d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, peut-être que nous, on va déjà cesser de vivre. Mais ceux qui nous auraient vus amorcer cette marche diront certainement, bon, nos aînés, ils l'ont fait, de l'indépendance, ils sont partis. Les jeunes étudiants qui ont découvert l'Europe, ils l'ont fait, ils sont partis. Et maintenant, nous qui avions reçu de ces initiatives, comment est-ce qu'on peut les concrétiser? Espérons bien que d'ici 50 ans, l'Afrique puisse avoir des idées claires et savoir ce qu'il fait pratiquement sur le terrain, sachant qu'il doit chercher à tout prix être indépendant de l'Occident, de l'extérieur, collaborant certainement avec le monde entier. Merci bien. Ho sentito quello che hanno detto tutti gli studenti africani. E la cosa che mi meraviglia, quando studiavo qui, era sempre lo stesso problema. E vedo se non ci decidiamo, perché non mi tolgo, perché io pure ho vissuto quello che state vivendo, e la paura del rientro e l'insicurezza di rimanere. Se non mettiamo un punto, non la finiremo mai, sarà sempre il ritornello. Perché bello è parlare, poi l'agire è un'altra cosa. Quando si dice facciamo questo, prima di tutto si pone il problema economico, si pone il problema di tempo, si pone il problema di questo, siamo in Europa, non c'è mai tempo,
E allora non faremo mai niente. E arrivando in Africa, uno si dice, ma tutti gli anni passati in Europa, a che cosa mi sono serviti? Passo alla preoccupazione di Solange, e che è anche la preoccupazione di qualcun altro, e che è quello che Elena ha detto sugli studi. È vero, tutto questo che si è detto è verissimo. Però ragazzi, io riflettevo in me, dicevo, se togliessimo anche quel poco di studio che si fa, anche se va male, vi immaginate che cosa saremmo, che cosa avremmo nelle nostre nazioni? Adesso che ci pensiamo, è bene, e spero che partendo da lì possiamo suggerire e cercare dovunque passeremo di cambiare, cambiare sì, però dire perché non ci serve a niente lasciamo no. Guardate, quando uno va a comprare i fiori, può dire voglio soltanto le rose, voglio soltanto questo, però quando prende un bouquet multicolore diventa più bello. E per lo sviluppo e la costruzione di un paese bisogna avere tutto, anche quello che gli altri disprezzano. Per cui io dirò ragazzi, non dite soltanto le scienze così, le scienze colà. Abbiamo bisogno di tutto e avremo bisogno che tutti i nostri ragazzi studiassero. Ecco perché io mi sento malata, perché non riesco a far studiare tutti i ragazzi. E guarda caso, qui in Italia, ho vissuto in Italia per tanti anni, ci sono bambini che non vogliono andare a scuola. Così come in Africa, i figli dei ricchi non vogliono andare a scuola, non vogliono studiare. Però i figli dei poveri, tutti quanti vogliono andare a scuola. Io divento pazza quando mando a scuola qualcuno e un altro mi dice ma io sono più sfortunato di lui e perché lo mandi lui a scuola e io no? Perché l'unica cosa che tutti i bambini vogliono è andare a scuola. E quando vanno a scuola, guarda, è una gioia. E io nella psicoterapia vedo che è un mezzo che mi aiuta moltissimo. I ragazzi che vanno a scuola, anche se sono bocciati 4 volte, in una classe, però recuperano molto meglio degli altri che non vanno a scuola. Non scoraggiatevi ragazzi, noi non diciamo rientrate per forza, chi rimane come il mio fratello lì è un orgoglio per me, quando vedo Tuadi già al Campidoglio io cammino con l'orgoglio, dico ecco almeno uno è lì. Rientrare è bello, però rientrare per non fare nulla non vale la pena. Rimanere è bellissimo, però rimanere per sognare, dopo aver studiato e fatto tutto, guarda, è un gâchis, come si dice in francese, è una rovina e noi possiamo piangere. Però tutto quello che si studia, che sia qui, che sia giù in Africa, facciamolo con un cuore solo. E quello che ha detto adesso il mio fratello, di far venire gli studenti dall'Africa qui, sarebbe bellissimo, però non so se può essere facile o perlomeno fattibile. Perché? Non dimenticate, perché siete in Italia 2 o 3 anni fa, da 3 anni che non è difficile, per avere il visto ragazzi è un problema serio. E poi quando vengono qui, la logistica della loro permanenza, bisogna tenerne conto. Gli incontri regionali, quelli si possono fare, anche lì. Anche se si chiedono anche interventi economici, però non saranno mai come mandare questi ragazzi o farli venire in Europa. So che
I ragazzi che studiano nelle università, io vedo a Bukavu, fanno degli incontri. E ho avuto la fortuna di partecipare ad alcuni incontri perché ho la mia nipote che si deve laureare in legge l'anno prossimo, che invitava i suoi compagni e durante la guerra non potevano fare gli incontri dappertutto. Nella casa che avevamo affittato per la nostra associazione c'era una grande sala e io ero lì, li ascoltavo. E veramente vi dico che c'è da sperare proprio per il futuro dell'Africa, non perché loro non siano arrivati in Europa, ma stanno sviluppando dei ragionamenti che fanno sperare che un domani una cosa cambierà. Però se vi organizzate, sarebbe meglio mettervi in comunicazione, così anche scrivendovi e scambiando le idee si può andare lontano. E vi ringrazio. Grazie. Volevo dire una cosa brevissima, come cristiana, perché sono cristiana, volevo dire che sono d'accordissimo dell'idea della la sorella grande Elena Inda di creare questa organizzazione dei giovani studenti qui. Ma come cristiana inviterei lo Spirito Santo di essere la base di questa organizzazione, di guidarci, perché l'esperienza ha mostrato che quando ci sono due, tre persone, più persone che si mettono insieme per una causa giusta, c'è sempre l'altro, quello che piace il disordine, che cerca di passare tramite una persona per distruggere tutto il gruppo. Quello che volevo dire, grazie. Noi abbiamo ancora difficoltà in Africa, non solo è parlare e basta. Come è il governo mio, anche tu studi, fa professore, non ti lascia fare quello che ti ha portato da Europa. Ti massa subito. Abbiamo difficoltà anche ragazzi e studenti che hanno esperienza in Europa, in America, in Australia, anywhere. Hanno difficoltà per fare questa esperienza in Africa. Perché tutti i governi vecchi, quelli che dittatori, che non vogliono lasciare per fare un bello futuro, meglio di loro stanno adesso. Non dimenticate queste cose. Altri, più o meno, io non lo so tutto, però io sempre parlo di Sudan. Perché io sono stato molto male. Una settimana fa, morti 200 persone. Chi ha ucciso? È il governo. E ancora voi non sapete niente del Darfur, cosa è successo. Tutto il mondo sta parlando. Però è importante noi giovani, veniamo in Europa, in altre parti, in America, in Australia, in Asia, ogni paese del mondo, continuiamo a studiare bene e lavorare bene, anche integrare, molto importante, però è difficile integrare, io ho trovato molta difficoltà integrare anche in Italia. Io quello che ho trovato posso dire direttamente, senza vergogna. Io sono stato in Italia un anno e mezzo, con permesso di soggiorno di 6 mesi, non può lavorare. E dove dormi? Dove mangi? Dove studi? Cosa fa? Ma difficoltà tante qui anche in Europa. Questa difficoltà prima volta ho trovato in Europa, anche in Africa non ho trovato, solo in Galeria. Però fino adesso io ho fatto eccezioni, ma salito in Italia perché? Perché voglio aiutare mia famiglia, mio bambino, nostro bambino, nostre madri che stanno quando erano viaggiati fuori Sudan.
hanno ferito, hanno fatto tante cose, senza acqua, senza mangiare. Noi sudanesi in Ancona qui, io vivo in Ancona 2 anni, noi sudanesi solo 6 persone e nessuno conosce noi. Perché anche noi non conosciamo, anche non abbiamo amici, perché non c'è integrare. Quello che vogliamo fare, come una riunione, qualcosa di organizzazione, facciamo in Roma, a giro, altre cittadine più grandi. È un po' di difficoltà anche in Italia. Sì, in Europa, è un paese d'Europa, è un paese democratico, ma vogliono fare, vogliono dire, vogliono fare tutti come vuoi, però in Africa è un po' di difficoltà. Per anche, cioè, anche quando hai un'esperienza non vuole fare, non ti lasciano fare quello che ti hai fatto. Scusate, grazie. Je voudrais dire aussi 2 mots. Moi je pense que vous devez constater che même entre nous africains il y a une certaine convivialité dans les différences. Moi, je pense qu'on ne peut pas bâtir l'Afrique à partir d'ici. Je pense qu'on ne peut pas rester ici et dire qu'on est en train de bâtir l'Afrique. C'est faux. Moi, ça fait 10 jours que je suis parti de chez moi. Je travaille dans une ferme. J'élève des bêtes. Et un jour, je me lève, je viens ici. Qui va le faire à mes places? Quelqu'un a dit tantôt que chacun a une histoire. Oui, les histoires, les difficultés, les persécutions, ça on peut le comprendre. Mais si nous avons étudié, si nous avons la possibilité de mettre à la disposition de nos frères qui sont restés là-bas, je pense qu'on a le devoir moral de le faire. Nous ne devons pas surtout, seulement parler de l'argent, du gain, des avantages. Et nous qui sommes restés là-bas, est-ce que nous sommes plus malheureux que vous qui êtes ici? Moi j'ai une famille, je suis heureux d'être dans ma famille. Pourtant, je ne gagne pas grand-chose. Je pense que la mentalité, le changement de comportement, même au niveau de nous, Africains, c'est ça qui est fondamental. Parce que nous critiquons les responsables politiques. Mais ces responsables politiques, ils ont fait ici. Ils ont fait la France. Ils ont fait les États-Unis. Ils ont fait l'Italie. Ils ont reçu cette culture des Blancs. Et quand ils reviennent chez nous, ils nous appliquent ce qu'ils ont vu ici. Je pense que progressivement, il faut que nous, même dans les mots que nous utilisons, moi, quand on me parle aujourd'hui d'aide, quel schéma je vois comme ça? Une main en bas, une main en haut. Aidez-nous, les Blancs là, aidez-nous. Il faut qu'ils aient venu au Bénin, vous avez vu. Et on dit, Yovo, cadeau. Non. Je pense qu'aujourd'hui, au 21e siècle, même dans le discours, on doit parler d'accompagnement. Nous devons être co-acteurs. Parce que tant que nous ne le faisons pas et que nous avons et ce discours... Moi, j'étais en Finlande. C'est pour vous dire un peu que entre nous-mêmes, nous ne sommes pas très sérieux. J'étais en Finlande pour le conseil d'administration du Maïs International. Nous avons visité une province. Et qu'est-ce que le gouverneur de la province nous a dit? Il nous a montré des ivoires d'éléphants là. Et qui lui a donné ça? Il a dit que c'est l'ambassadeur, je ne vais pas citer le nom, l'ambassadeur d'un pays africain qui lui a offert, alors que c'est interdit dans ce pays-là, que des richesses comme ça. Mais l'ambassadeur, en donnant cet ivoire-là, hein, massif, et il y avait de l'or en bas, qu'est-ce qu'il recherchait à travers ça? Deuxième chose, j'étais au Cameroun, on a fait un colloque. Et on parlait de l'eau. Il ne faut pas privatiser l'eau. Vous savez que de plus en plus, on parle de la privatisation de l'eau. Et nous étions en train d'écrire les recommandations adressées au gouvernement. Et il y avait un représentant du gouvernement. Nous avons écrit, nous demandons au gouvernement camerounais de ne pas privatiser l'eau. Mais cette dame qui représentait le gouvernement, elle a piqué une colère. Parce que c'était les associations de la société civile. Elle dit, ça, vous ne pouvez pas marquer ça dans les recommandations. Et si vous le marquez, votre association, d'ici 2 mois, elle va disparaître.
Comment voulez-vous qu'on puisse changer le monde si nous n'avons pas la possibilité de dénoncer les différents faits? Donc je me résume en disant, l'Afrique refuse la pitié. L'Afrique refuse l'assistance. Mais l'Afrique, dans ce développement-là, veut un co-développement. On veut être co-acteurs. On veut que vous accompagniez. Vous avez des richesses, nous en avons ici. Et je dis à mes frères d'ici, même si vous êtes dans une dynamique de réflexion, pensez au pays. Parce qu'au pays, on a besoin également de vous. C'est ce que les amis ont dit. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord que l'Afrique n'est pas un mauvais continent. Naître africain, ce n'est pas un malheur. Ce qu'on peut demander à l'Europe, comme disait Patrick, c'est l'accompagnement de l'Afrique. Moi, je suis enseignant dans mon pays. Et si vous arrivez à Bukavu, vous aurez peut-être à me découvrir davantage. J'ai organisé beaucoup de marches contre les pouvoirs. J'ai organisé des pétitions contre les pouvoirs. Et même quand nous étions sous l'occupation rwandaise, je suis parmi les jeunes qui ont beaucoup réagi contre l'occupation, soit à la radio, soit dans des journaux, dans des conférences. Et beaucoup de compagnons avec qui nous avons travaillé ont fui le pays. Il y a ceux qui sont en Norvège, d'autres sont aux États-Unis, il y a ceux qui sont au Canada. Moi, je suis de ceux qui croient que la vraie lutte, il faut la faire en Afrique. J'ai toujours dit à mes élèves qu'il y a moyen de développer le Congo. Et c'est vrai, c'est malheureux que toute la souffrance qu'on a imposée au Congo, toute la souffrance que les dirigeants ont imposée à leur peuple au Congo, bien sûr avec la complicité de certaines multinationales, a fait que notre jeunesse croit que la meilleure vie, on peut la trouver en Australie, on peut la trouver en Europe, on peut la trouver au Canada. Moi, j'ai toujours dit à mes élèves que la meilleure vie, c'est quand on est chez lui. La meilleure vie, c'est quand on développe chez lui. La meilleure vie, c'est de s'accepter quand on est chez lui. Et je suis en train de décourager ce départ-là. Je voudrais vous dire que nous suivons toujours les informations de la France, et parce que nous parlons français, et nous suivons les médias français. Nous suivons toujours les problèmes de nos frères africains qui sont dans des pays européens, les problèmes des sans-papiers. Les jeunes fuient la misère. Mais il y a aussi une question qu'on peut se poser. Qui est à la base de cette misère? Parfois, il y a aussi la complicité de certains dirigeants européens dans ces misères. Je vais donner l'exemple de mon pays, ex-Zaïre. Ça faisait un bon temps, les Zaïrois, qui sont devenus aujourd'hui des Congolais, ils en avaient marre avec Mobutu. Ils ne voulaient plus de Mobutu. Parce qu'ils comprenaient qu'avec Mobutu, les choses ne marchaient plus. Mais il fallait voir le soutien que Mobutu avait eu de la part de l'Occident. Quand le peuple ne voulait plus de Mobutu, c'est à ce moment que Mobutu devenait plus fort. Il a eu le soutien de la France, il a eu le soutien de la Belgique, et surtout du grand géant, les États-Unis. Alors que le peuple, lui, déjà, trouvait que ça n'allait pas avec Mobutu. Si déjà dans les années 70, dans les années 80, on nous laissait partir Mobutu, les drames de l'éducation que je vous ai parlé ici ne seraient pas tels que nous sommes en train de les vivre aujourd'hui. C'est parce qu'on avait armé Mobutu contre son propre peuple qu'aujourd'hui le peuple congolais se trouve dans la situation dramatique. Et cette situation se vit dans d'autres pays africains. Et donc je voudrais lancer un appel. Au moins, vous avez la chance d'avoir des dirigeants qui, quand vous faites pression, ils comprennent. Ce n'est pas le cas chez nous. Nous allons recourir à vous pour certains de nos problèmes. Quand nous avons des dirigeants qui nous malmènent, nous viendrons vous voir de manière que vous puissiez aussi faire pression avec nous pour que ces dirigeants-là ne puissent pas avoir le soutien international.
Ça, c'est une chose que vraiment je peux vous demander. Et il y a des sans-papiers qu'on fait rentrer de l'Europe vers l'Afrique. Parfois, comme je venais de le dire, la mauvaise politique. Je vais prendre le cas du Togo. Il n'y a pas un Togolais ici parmi nous. Je ne sais pas s'il y a un Togolais. Nous n'avons jamais compris la politique occidentale en Afrique. Certaines élections, quand elles sont trichées, on les dénonce. Telle a triché. Le cas des Zimbabwe, on dénonce les Zimbabwe. C'est vrai. Au Zimbabwe, les choses ne marchaient pas. On dénonce les Zimbabwe. On dénonce Mugabe. Mais au Togo, il y a quelqu'un qui a triché très bien. Voilà, il a très bien triché les élections. Mais il a été applaudi par la France. Les États-Unis n'ont rien dit. Il a été accueilli, applaudi. Et cette politique-là, nous ne la comprenons pas. Et c'est là que je lance un appel aux peuples européens, aux peuples occidentaux, de bien suivre ce qui se passe en Afrique et peut-être de faire pression aussi à vos dirigeants quand ils déconnent. Quand nous ne voulons pas un dirigeant, c'est mieux que vos dirigeants acceptent aussi que nous ne les voulons pas, qu'ils ne les soutiennent pas. Voilà, je vous remercie. Je croyais que j'avais parlé avant, donc... Mais peut-être... nous avons vraiment beaucoup de travail à faire en termes de réflexion et en termes d'action. Mais moi, ce que j'ai retenu à la fin, j'ai retenu deux perspectives théologiques, la théologie du retour et la théologie de l'enracinement. Et moi, je pense que chacun et chacune est libre dans ses choix. Et à ce titre-là, si on a choisi la théologie du retour, il faudra donc s'attendre à retrousser les manches parce que rien ne sera facile. Là-bas, il y a autant de diplômés que de diplômes que vous ramenez. Donc là-bas, ces jeunes ont à peu près le même combat que vous. Vous avez au moins la chance de trouver où travailler la nuit. Eux, ils n'en ont pas. Donc si vous choisissez le retour, vous devez... être déjà dans les forces de vos propres convictions, dans votre propre engagement. Et c'est un choix à faire. Si vous avez choisi la théologie de l'enracinement, là, je rejoins le discours de mon frère qui est conseiller ici pour vous dire qu'il faut donc vous attendre à tous les défis de l'intégration et aussi à une perte de quelque chose de vous-même, de votre être, de l'essentiel de ce que vous constituez. Voilà donc ce que moi, j'ai retenu à la fin. Donc, c'est un choix que chacun et chacune peut faire. Mais quel que soit le choix que vous faites, nous avons un point de rencontre, c'est l'Afrique. Et l'Afrique que nous aimons. Et l'Afrique qui est l'espoir de ce monde. Merci beaucoup. Chiudiamo, ma chiudiamo per modo di dire, cioè continuiamo. Vorrei solamente, non faccio delle conclusioni perché non ha senso, le conclusioni ognuno se le porta e poi mi pare che la conclusione più bella sia stato questo tavolo. Vorrei solamente prendere due piccole provocazioni e accoglierle come chiama l'Africa. La prima provocazione è questa. Noi abbiamo bisogno, e ve lo chiediamo col cuore in mano, abbiamo bisogno che gente come voi, che sono qui o per starci, per decidendo di starci, o provvisoriamente per studiare, per apprendere delle cose, cioè ci diate una mano a capire sempre meglio le cose che dobbiamo fare e farle insieme. O meglio, se volessi essere ancora più radicale, pensando quello che penso veramente, mi piacerebbe che un po' alla volta chiama l'Africa, non lo so se i consigli, sapete che nelle associazioni ci sono i consigli d'amministrazione, non so se nel consiglio d'amministrazione saranno tutti d'accordo, roba di questo, dico quello che penso io, che chiama l'Africa pianin pianino diventasse gestita dagli africani, tutta, anche questi convegni organizzati da voi, appoggiati naturalmente da noi, eccetera, perché
mi piace, la cosa bella che abbiamo sperimentato in questi anni è che quando abbiamo lasciato parlare l'Africa e gli africani, alla fine siamo sempre stati più contenti, abbiamo detto le cose sono riuscite. La seconda provocazione che accolgo come chiama l'Africa è questa, è che in ogni caso, a partire dalla nostra esperienza ci porta a dire che da quando abbiamo cominciato, c'era gente che lo faceva chissà da quanto tempo, eccetera, parlo, dico un po' più per me, eccetera, da quando abbiamo cominciato a guardare l'Africa e a cercare di comprenderlo lasciando che l'Africa ci parli e ci trasformi. E in questo contesto questa mattina ho ricordato il professor Chiserbo, perché Chiserbo è stato l'uomo che ci ha insegnato ad amare l'Africa e ci ha insegnato ad amare l'Africa vera, l'Africa nella sua storia, l'Africa nella sua dignità, l'Africa nella sua saggezza. Ecco, da quando questa esperienza ci porta a dire che stiamo, almeno lo dico la mia, cioè ci sta cambiando la vita, ci sta cambiando il modo di essere, ci sta cambiando il modo di rapportarci. Da una parte ci fa diventare più amici, più capaci di relazione, dall'altra parte ci fa incazzare di più. Io stamattina mi sono incazzato, lo dico con molta, ci fa incazzare di più nei confronti di questo modo estremamente di superiorità nei confronti che noi abbiamo nei confronti degli africani. E allora se questo incontro ci trasforma vicendevolmente, allora a questo punto noi ci accorgiamo di avere bisogno noi dell'Africa. Ed è una cosa, non è retorica, ve lo dico con molta sincerità, può darsi che qualche anno fa lo pensassi leggendolo, eccetera, ma mi sto accorgendo che è vero, non è retorica. Se in questo nostro mondo, dove ci sono tante ricchezze e tante differenze, noi che abbiamo tante cose positive, ma anche abbiamo tante cose negative, fossimo capaci di metterci di più in ascolto, come cambierebbe in meglio anche la nostra vita qui in Europa? Come saremmo più capaci di relazioni? Come saremmo più capaci di rapporti? Come saremmo più capaci di trovarci insieme e di sperimentarci amici tutti i giorni, di sperimentarci gente che cammina insieme? E per questo io vorrei ringraziare soprattutto voi e tutti noi che siamo qui presenti. Vorrei ricordare solamente, chiudendo, che ad ottobre faremo questo incontro più grande di Chiama l'Africa, però questo è stato grandissimo, questo incontro. Io vi dico la verità, l'ho vissuto molto forte, mi sono sembrate testimonianze vere, autentiche, che abbiamo vissuto. Mi dispiace che non eravamo tantissimi quelli che siamo, e buone, siamo di pasta buona, siamo di pasta buona. E dicevo, ma questo incontro che faremo ad ottobre, in cui vorremmo farci interpellare dalla storia recente dell'Africa, il titolo sarà probabilmente "Hanno avuto il coraggio di osare", e sarà partendo dai 20 anni dell'assassinio di Thomas Sankara, una rievocazione di tante persone africane che hanno fatto la storia dell'Africa, a partire da, appunto, da Sankara, Patrice Lumumba, Amilcar Cabral, Jomo Kenyatta, Julius Nyerere, Kwame Nkrumah. Ci sono tante persone che hanno dato il loro sangue, la loro vita, la loro storia, la loro intelligenza per questo continente. E penso che impareremo tante cose facendoci ascoltare da loro. Vi ringrazio davvero tutti. Buon lavoro, buon viaggio, grazie a tutti i nostri fratelli africani, e Pap ancora una volta ci saluta. Grazie a tutti.